La Spagna è stata duramente colpita dalla pandemia, il secondo più alto numero di infezioni nell'Unione Europea dopo la Francia e il quarto più alto numero di vittime dopo Regno Unito, Italia e Francia. Sebbene restino in vigore molte restrizioni, tra cui un coprifuoco notturno e limitazioni ai viaggi interregionali, il paese è riuscito ad evitare un secondo lockdown, come è stato imposto in diverse altre nazioni. Altra musica in Grecia. Mentre gli ospedali si riempiono a Salonicco, la seconda città più grande del paese, la pressione aumenta sui servizi sanitari di Atene, che temono un peggioramento della pandemia e si stanno preparando al peggio in una nazione già prostrata dalla crisi economica che stava lentamente risollevandosi. I casi di coronavirus in Serbia sono andati alle stelle nell'ultimo mese. Venerdì il paese ha registrato 6.200 nuovi contagi, una cifra 18 volte superiore a quella di un mese fa. Il leader della Chiesa ortodossa serba è morto a causa del Covid-19, spingendo il governo ad annunciare 3 giorni di lutto nazionale. La responsabile della risposta serba al coronavirus dice: vedremo in base alla situazione, ma non stiamo pensando a un lockdown. In Danimarca, circa 500 trattori, adornati con bandiere e cartelli di protesta, hanno chiesto al governo di dimettersi. Il convoglio è passato per Copenaghen in una manifestazione contro la decisione di abbattere oltre 15 milioni di visoni per fermare la diffusione di una variante del coronavirus.